In questo video vi parleremo delle oloturie o cetrioli di mare. Nel termine anglosassone sono note come cocomori di mare o sea cucumber. Nome scientifico Oloturidea. In italiano Oloturoidei. Le oloturie sono invertebrati marini, tipici rappresentanti della fauna bentonica. Sono dei belli e umili animali, ma dalla complessa anatomia. Le oloturidei hanno un importante ruolo ecologico, contribuiscono alla qualità del mare. Presenti sui fondali marini, sono molto importanti per la loro funzione di depurazione degli inquinanti batterici presenti nelle acque. Inoltre, le specie scavatrici permettono un continuo rimescolamento del substrato che garantisce un'appropriata ossigenazione e un ricircolo dei nutrienti e dei minerali nei vari strati del fondo. La spiegazione scientifica di questo animale è molto complessa e in questo breve video vi spiegheremo le cose più importanti. La classe degli Oloturioidei raccolgono le varie specie di oloturie diffusi in tutti i mari del mondo e negli oceani. Ne esistono circa 1250 specie conosciute. In alcune classificazioni si dividono in tre ordini, in altre classificazioni si considerano 5-6 ordini e distribuiti in altri molti sottoclassi. Gli Oloturoidei sono uno dei 5 componenti della specie degli echinodermi. Gli echinodermi sono una classe di invertebrati caratterizzata dalla presenza di uno scheletro formato da placche calcaree spinose. Il nome echinoderme infatti significa pelle spinosa. Le 4 specie di echinodermi sono: classe Crinoidea, in italiano crinoidi, conosciuti comunemente come gigli di mare, da non confondere con la pianta Pancratium marino che vive sulle spiagge o con le stelle marine piumate. Altra specie è la classe Ophiuroidea, in italiano Ophiuroidei, conosciute comunemente come stelle serpentine. Abbiamo anche la classe Asteroidea o Asteroidei, stella marina. Le stelle di mare sono da sempre le creature che ispirano al romanticismo e alla poesia. Infine la classe Echinoidea, in italiano Echinoidei o riccio di mare. Sono animali molto conosciuti, sono generalmente erbivori e detrivori e svolgono svariate funzioni vitali grazie al sistema acquifero. Ma ritorniamo alla Oloturidea. Questa è la classificazione scientifica. La gran parte delle oloturie strisciano e si trovano in ogni tipo di fondo. In questo caso fra le alghe, sui sassi o scogli. Molte specie invece sono scavatrici e vivono parzialmente sepolte nella sabbia o nel fango. La loro diffusione è concentrata in tutte le parti dei mari, da vicino alle spiagge fino anche alle grandi profondità. La gran parte delle oloturie hanno una forma cilindrica, ma di varie tipologie. Ecco, questo per esempio è una oloturia che si è spiaggiata da sola. Questa è un'altra specie.
Come avete visto, queste serie di specie hanno tutti il corpo cilindrico, ma adesso vi faremo vedere altre cose. Ma in realtà le olotturie hanno assunto durante la loro evoluzione forme di varie specie. Si passa dal comune aspetto ad alcune specie che si sono allungate, come queste, o come alcune specie dall'aspetto sferico, che vengono chiamate anche mele di mare, o altre specie particolari con corpi con lunghe code e, come in questo caso vedete, grigie e trasparenti, e altre forme con strutture di galleggiamento atte al nuoto attivo nelle aree pelagiche ed abissali, come questi che vedete in questa parte del video. Anche le dimensioni delle olotturie sono estremamente variabili, comunemente fra i 10 e i 30 cm, ma si trovano anche quelle più piccole, come questa dell'ordine dello Sticopus, come vedete 5 cm. Questa che vedete è un'altra specie piccola, confrontata con i ricci di mare, vedete com'è piccola. Poi ci sono alcune olotturie dell'ordine degli apodi sottili, con un corpo serpentiforme che possono arrivare ai 2 metri, come questa Wapta Godefrodi. Invece la Synapta maculata è una delle specie più grandi e può raggiungere anche i 3 metri di lunghezza. Ma come dimensioni corporee, la più grande è la Telenota Anax. I componenti del corpo delle olotturie è complicato da spiegare in breve tempo. Inoltre le specie universalmente sono circa 1700 ed ognuno ha le proprie tipologie. Faremo una sintesi e vi daremo comunque delle brevi informazioni. Le olotturie hanno un aspetto singolare, con un corpo di forma allungata, fusiforme o cilindrico. Ne troviamo di tanti colori, manca comunque e pochissimo sviluppato il seno assile. Lo scheletro calcareo ridotto a minute spicole e a ossicoli microscopici, rivestito di un pigmento coriaceo, la gran parte del corpo è morbida o con cute liscia come questa, o cosparsa di tubercoli contenente nel suo spessore spicole calcaree libere e rinforzata da una spessa muscolatura. Sono privi di braccia, hanno un corpo a simmetria bilaterale, presentano 5 file longitudinali di pedicelli ambucrali, sono disposti a file lungo il corpo, di cui 2 dorsali bivio e 3 ventrali trivio. Servono principalmente a fissare l'animale al substrato. Nella parte ventrale i pedicelli sono ben sviluppati e servono alla locomozione. Quelli dorsali sono più ridotti. La maggior parte delle specie si appoggiano sui 3 ambulacrali come se fossero la suola. Questi peduncoli, che sono come le gambe, li fanno muovere. In diverse specie di olotturie i peduncoli hanno un'importanza minima o nulla e in qualche caso sono assenti, ma i movimenti del corpo comunque avvengono anche per le contrazioni esercitate dai muscoli circolari e longitudinali. Ecco, vedete, questo si muove senza i peduncoli. Alle estremità del corpo troviamo 2 aperture situate nello stesso asse. L'estremità superiore dell'animale contiene la bocca, corrisponde al polo orale, mentre l'estremità posteriore, contenente l'ano, corrisponde al polo aborale. La bocca è in posizione terminale del corpo o raramente in posizione dorsale, circondata da una sottile membrana racchiusa a sua volta da una corona di pedicelli, tutti uguali, e sono detti tentacoli, possono averne da 8 a 30.
Questi sono i piedi del tubo modificati e possono essere semplici, ramificati o arborescenti. Vicino alla corona con i tentacoli c'è la pupilla genitale. La gran parte delle specie di oleoturie usano i tentacoli per ingoiare direttamente porzioni di substrato, per catturare cibo e sedimenti, oppure in grado di catturare plancton. Si nutrono anche di corpuscoli quali alghe, pesci minuti e anche di detriti che ingeriscono insieme alla sabbia e al fango. Quando l'oleoturia viene infastidita da altre specie di animali, i tentacoli si ritraggono. La parte anale è all'opposta estremità del corpo rispetto alla bocca. Per gli scambi gassosi l'acqua viene aspirata attraverso l'ano nel retto e quindi entra negli alberi respiratori. Estraggono l'ossigeno dall'acqua in un paio di alberi respiratori che si diramano nella cloaca appena all'interno dell'ano, in modo che respirino attingendo acqua attraverso l'ano e quindi espellendolo. Le parti ingerite dalla bocca entrano nello stomaco in un intestino complesso, vengono sminuzzate in particelle ancora più piccole, una volta digeriti vengono eliminati dall'ano sotto forma di collane di sabbia che diventano foraggio per i batteri e per altri e li restituiscono così riciclati all'ecosistema oceanico facendole uscire dall'ano. All'interno del corpo abbiamo tanti altri organi, fra cui il sistema nervoso, organi di senso, apparato digerente, cavità celomiche, polmoni acquatici e organi di Cuvier e altro. I cetrioli di mare possono riprodursi in forma sessuata o asessuata. La riproduzione sessuata è la più comune. Hanno un modo molto interessante di accoppiamento, non sono minimamente intimi e coinvolgono poco o nessuna interazione con gli altri cetrioli di mare. Quello che fanno è che i maschi rilasciano semplicemente lo sperma nell'acqua e le femmine rilasciano semplicemente le uova nell'acqua e qualora questi si incontrano ha luogo la fertilizzazione. Perché questo metodo riproduttivo risulti efficace, la popolazione di cetrioli di mare deve contare molti individui. Le uova fecondate danno origine a larve planctoniche che dopo di due diversi stadi si depositano sul fondo per dare le nuove oleoturie. In effetti molti fondali oceanici ospitano vaste colonie di questi antichi animali che sopravvivono grazie alle microscopiche ricchezze alimentari delle acque marine. Le uova dei cetrioli di mare e poi le larve che nascono sono predati sia da pesci che da altri animali marini, come vedete in questo pezzo il pesce che raccoglieva delle uova. Le oleoturie convivono in maniera equilibrata con altri animali. Alcune varietà ospitano dei commensali. Si tratta di pesci e altre creature che vivono nell'apparato digerente delle oleoturie e la notte fuoriescono per alimentarsi. Tra loro ci sono dei pesciolini della famiglia dei carapidi. Quando sono minacciati, questi pesciolini tornano in fretta nel loro nascondiglio. Talvolta si nutrono di organi riproduttivi e respiratori della oleoturia. Questi però non danneggiano il padrone di casa perché è in grado di rigenerare i tessuti perduti. Poi alcune specie di protozoi vivono come commensali all'interno dei polmoni acquatici di tali animali e negli intestini. Sulla epidermide o pelle delle oleoturie vivono altri animali, fra cui piccoli animali marini, varie specie di conchiglie, piccole conchiglie che vedete, vari tipi di gamberetti. I predatori delle oleoturie. Si pensava che le oleoturie non avessero nemici naturali, come compare su numerosi testi. Invece gli ultimi studi hanno evidenziato che la specie è predata da Tonna galea, uno dei più grandi gasteropodi,
Questa lumaca di mare, molto grande, si trova nell'Oceano Atlantico fino alla costa dell'Africa occidentale, nel Mar Mediterraneo e nel Mar dei Caraibi. Qualche studio poi ha segnalato che ci sono i gabbiani che nelle zone littorali possono occasionalmente cibarsene. Infine è stato anche visto che delle tartarughe marine catturano le oloturie. Recentemente la oloturia di mare è stata inserita negli elenchi delle specie protette dal CITES, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. Ma i peggiori predatori delle oloturie, come sempre, sono gli uomini. Le oloturie hanno una lunga storia di essere consumati dai popoli orientali, principalmente cinesi e giapponesi. Essendo una fonte di cibo, sono stati a lungo un alimento base nelle diete delle persone, principalmente zuppe, stufati, salse e anche medicine. Per molti ha portato il loro raccolto pesantemente in molte comunità, con tonnellate che escono dall'oceano ogni anno. Ed è anche per questo che le popolazioni di cetrioli di mare in tutto il mondo, dall'Asia alle Galapagos, sono sempre più nei guai. Questa situazione ha portato alcune specie al punto di estinzione. Secondo il nuovo rapporto FAO degli anni scorsi, gli stock di oloturie sono sottoposti a una intensa pressione di pesca nel mondo intero. La maggior parte delle specie di valore commerciale sono quasi esaurite, e qua in effetti vedete i numeri delle percentuali esportate. Secondo la FAO bisognerebbe realizzare piani di gestione delle oloturie adatte alle situazioni locali, che porterebbero a comportare misure quali le quote di cattura, le taglie minime, i fermi di pesca durante la stagione riproduttiva e un miglior controllo degli stock. Però fino ad ora i piani di gestione della pesca dei cetrioli di mare sono rari, ad impedire il super sfruttamento è difficile. La FAO identifica anche altre minacce sulla scala planetaria di questi echinodermi: riscaldamento climatico, distruzione degli habitat e pesca illegale. La pesca delle oloturie in Italia. La Guardia di Finanza, Polizia e Guardia Costiera sono in campo da tempo per contrastare questo tipo di commercio che negli ultimi anni e sino a pochi mesi fa ha portato la Procura a denunciare diverse persone con conseguenti sequestri di tonnellate di prodotto pescato. Purtroppo, accanto alla crescente richiesta sui mercati di questo prodotto, stiamo assistendo negli ultimi anni a un prelievo indiscriminato e un traffico illegale di cetrioli di mare lungo le coste italiane, con un giro d'affari consistente che sembra aumentare sempre di più. Pesca abusiva trovata in Campania, Sicilia, Sardegna e soprattutto in Puglia. La richiesta arriva soprattutto dalla Cina, che risulta tra i primi nel mercato mondiale dei cetrioli di mare, con oltre 20.000 tonnellate di prodotto essiccato destinato ogni anno al mercato cinese. In conclusione, l'oloturia marina è un importante essere vivente che difende la biodiversità e quindi lo dobbiamo tutelare, dobbiamo prendere gli impegni, salvaguardarlo, perché è un animale importantissimo. Autore Orazio La Corte.